Buongiorno a tutti, sono Io94, questo è il mio canale e oggi parleremo di un caso per la Mystery Case Delitti Serial Killer. Questo è un caso notissimo. All'epoca fece versare letteralmente fiumi d'inchiostro, se ne parlò a iosa sui notiziari e tuttora ogni tanto ritorna perché è emblematico sia dell'ambiente che della mentalità dell'epoca, diciamo così. È stato nominato in diverse canzoni e anche in una scena di un film. Quindi sì, è un caso che conoscono tutti, ma di cui non si parla perché, diciamo, è imbarazzante parlarne. C'è una certa area oscura che ha dato luogo a diverse speculazioni. Mi riferisco a il caso Stompanato o anche Lana Turner nei guai. Cominciamo. Allora, il 4 febbraio 1958 la polizia viene chiamata d'urgenza col 911 presso l'abitazione della Star e inizialmente non trova nulla, o meglio trova la lattatrice in lacrime, letteralmente isterica, e sua figlia Cheryl Crane ancora più disperata. E quando la polizia si reca nella stanza da letto di Lana Turner, che trova un cadavere. Quel cadavere appartiene a Johnny Stompanato, gangster di piccola lega e soprattutto partner dell'attrice. Inizialmente non si capisce come sia morto, anzi, sembra che stia dormendo. Solo guardando meglio ci si accorge che c'è un rivolo di sangue che esce dall'addome. E poco, però, e dopo. Anche l'arma lo confermerà, è bastato un colpo solo che è entrato, ha colpito il fegato e insomma ne ha provocato la morte in pochi minuti. Johnny nemmeno si è accorto di star morendo, è stato infatti molto in un'espressione sorpresa, come se stesse chiedendo se davvero stesse capitando a lui. E mentre la polizia cerca di capire cosa sia accaduto, si rende conto che in casa c'è già arrivato qualcun altro. Ci sono la madre dell'attrice, il suo secondo marito, che è anche il padre di Cheryl, che è subito corso, e un avvocato, Jerry Geisler. Jerry Geisler, diciamolo subito, è noto come l'avvocato delle star, è colui che è riuscito a far, diciamo, salvare diversi suoi clienti in circostanze che erano molto accusatorie, tanto per dire. È colui che ha salvato Errol Flynn da un'accusa di stupro. Poi, anche nel corso degli anni, è venuto fuori che quell'accusa era stata montata, che c'erano interessi di una major per liberarsi di Flynn, quindi era stato tutto architettato, ma comunque all'epoca l'accusa sembrava solida. Quindi il fatto che Flynn si fosse affidato a Geisler e avesse vinto fu visto come una grande vittoria. Poi, come già detto, venne fuori che il caso era costruito ad hoc, la stessa vittima era stata pagata per dire quelle cose. Geisler, un altro avvocato, chiunque avrebbe potuto smontare il caso, ma comunque quello figurava bene. Esattamente, come ci è finito il cadavere di Johnny sul pavimento della stanza da letto di Lana Turner? E come è possibile che una delle attrici all'epoca più osannate dalla critica e dal pubblico, la regina del dramma con i suoi ruoli molto da femme fatale, da dark lady, si sia legata a un gangster. Come? Bisogna cominciare dal principio qui. Allora, Lana Turner, per la mia generazione, è più nota proprio per questo caso che non per i suoi film spesso, ma comunque negli anni 40, per quasi 20 anni, sarà una grandissima attrice, specializzata principalmente in ruoli appunto da femme fatale o da dark lady o comunque ruoli da melodramma. È stata anche sessualizzata molto e per anni si è servita di questo fatto per poterla lavorare accettando determinati ruoli. È nota, in virtù del suo primo ruolo, come The Sweater Girl, la ragazza del golfino. In questo suo primo ruolo, di fatto, Lana Turner non è che faccia tanto, è la vittima di un assassino, viene uccisa inizio film e lì inizia e finisce il suo ruolo. Però il suo corpo, il suo aspetto, il suo modo di fare sono così accattivanti che basta che un ruolo
aprire le porte di Hollywood, insomma, un ruolo che per altre attrici sarebbe stato iniziato qui, per lei all'inizio di una spettacolare carriera. Purtroppo questa carriera, sempre più spettacolare, non corrisponde una, diciamo, felicità domestica e o privata. Nanni infatti ha molte ferite e molti traumi già fin dall'infanzia, da quando suo padre, un minatore alcolizzato, è morto a seguito di una rissa. Infatti, suo padre, dopo aver vinto in una partita, diciamo a carte, si è vantato di questa vincita e uno dei, diciamo, degli avventori del pub dove si trovava ha pensato bene di pugnalarlo. Quindi già l'uomo non è che fosse chissà quale gran lavoratore, ma comunque aiuta a mantenere la famiglia. E Lana è rimasta molto scossa da questa morte, al punto che si è estraniata, diciamo, dalla madre per anni, poi ha ricucito i rapporti, ma comunque inizialmente la morte del padre in quella maniera per lei è stato un forte trauma. Ha passato molti pomeriggi, anche molte mattine, quando era bambina, nel cinema, a guardare le attrici del cinema muto e sognando di diventare come loro. Quindi, diciamo, si è fatta da sola, è un'autodidatta per certi aspetti. E fin da subito, il modo in cui indossa i suoi abiti la rende perfetta. Molti costumisti adorano creare vestiti per lei, al punto che diventa un'icona di stile, oltre che un'icona cinematografica. Purtroppo, come già detto, tutti i traumi che ha avuto non è che l'aiutino, e la scelta dei suoi partner è sempre fallimentare. Lana Turner, infatti, si sposerà 7 volte, 7. E nessuno dei suoi matrimoni andrà bene. Quello che andrà meglio, per certi aspetti, è proprio quello con Crane, il padre di sua figlia Cheryl, la sua unica figlia. Infatti, sebbene i due divorzino poco dopo la nascita di Cheryl, lei sono comunque in buoni rapporti e lui le sarà sempre, diciamo, un grande sostegno sia emotivo che finanziario che, diciamo, l'aiuterà a crescere Cheryl, ma comunque i due si separano. È così che si va avanti di anno in anno, di film in film, di matrimonio in matrimonio e anche tra relazioni importanti e meno importanti. Tra le più importanti di Lana Turner c'è quella con Tyrone Power, il quale tra l'altro per lei mette da parte il suo complicato, incasinato e sembra molto passionale flirt con Errol Flynn. Ricordiamo che John Power era tranquillamente bisessuale, però all'epoca nemmeno non farlo sapere. Lui e Flynn ebbero una relazione un po' complicata, dove si vedevano, si incontravano, diciamo, distruggevano case un po' alla Johnny Depp e Kate Moss, e poi non si vedevano per mesi, poi si vedevano puntualmente, accadeva di tutto, insomma. Una relazione estera che fu piuttosto facile mascherare come una semplice amicizia e dire che i due andavano a donne. Tyrone Power organizzava anche festini bisessuali, quindi non si sa esattamente. Comunque, diciamo, lei era ancora sposata con il terzo marito, lui era ancora sposato, e sebbene inizialmente pensassero di divorziare per poi sposarsi, non se ne fece niente. Anzi, mentre era impegnata in un film in Europa, Lana Turner scoprì che non solo Tyrone Power aveva divorziato e aveva definitivamente mollato Errol Flynn, ma si era sposato con Linda Christian, che lei cordialmente detestava, insomma fu un grande colpo per lei. Secondo alcuni era anche incinta di Tyrone, avrebbe abortito di sicuro, si sa che ebbe 4 aborti sicuri. Questo perché la nascita di Cheryl aveva lasciato diverse problematiche, tra cui il fatto che Cheryl, fin da neonata, avesse avuto bisogno di trasfusioni per un'incompatibilità tra il suo sangue e quello della madre, fatto che avrebbe, diciamo, impedito a Lana di portare avanti una gravidanza normale. Poi, tra l'altro, sarebbero stati aborti, diciamo, per sicurezza, per mantenere la facciata, ma anche altri aborti. Sembra, si dice, che siano stati, diciamo, naturali e non indotti proprio per questo motivo. Comunque, nel 57, Lana Turner incontra, quasi per caso, Johnny Stompanato. Chi è Johnny Stompanato, quindi? Bene, Johnny Stompanato è nato, diciamo,
Lei si è venuto ad ovest come tanti altri a cercare fortuna. Durante la guerra è stato in marina, almeno dice lui, nel sud-est asiatico e ha sposato una donna cinese da cui ha avuto un figlio. Johnny si è un bambino terzo. I due sono tornati poi in California, ma hanno divorziato. Bene, Johnny ufficialmente gestisce un negozio di articoli da regalo. Ufficialmente. Perché in realtà Johnny lavora per una certa personalità. Bisogna fare qui una piccola parentesi. Tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, a Los Angeles ci sono nuove opportunità per chiunque, sia per le maestranze che per gli attori e anche per chi gravita attorno ad essi. A seguito del successo di Las Vegas, la criminalità organizzata piomba su Los Angeles, o meglio, qualcuno c'era già, ma in quegli anni Los Angeles diventa la potente enclave californiana, o meglio, di tutta la costa ovest della mafia italoamericana. Se prima il potere, diciamo a Hollywood, a Los Angeles, era delle major e dei grandi giornali, adesso il potere per quasi 20 anni apparterrà alle famiglie mafiose italoamericane che lo gestiscono da New York. Già sul posto ci sono dagli anni 40 i fratelli Rosselli e dal 50 o 52, la cosa non è mai stata molto chiara in questi casi perché le informazioni sono quelle che sono, plana su Los Angeles il famigerato Mickey Cohen. Mickey Cohen è ebreo, ma ricordiamo, come ho già detto negli altri video che riguardano la mafia italoamericana, che Cosa Nostra è sempre stata legata, diciamo, alla mafia ebraica. Di fatto, Cosa Nostra e Kosher Nostro, come la chiamavano gli ebrei, sono sempre state così legate che sono una cosa unica, lo sono state fino agli anni 90. I gangster ebrei, sebbene pur non essendo ufficialmente affiliati, erano considerati, diciamo, uomini d'onore a tutti gli effetti. Diciamo c'era sempre questa un po' xenofobia perché prima erano solamente i siciliani, poi solo gli italiani e gli ebrei fuori, ma comunque si procedeva insieme. Ricordiamo anche che Mickey Cohen era un grande amico di Megan Lansky, il banchiere ufficiale della mafia. Quindi comunque lui aveva i suoi legami molto forti. Di fatto Megan Lansky era il banchiere, diciamo, della famiglia che faceva capo prima a Lucky Luciano, di cui era amico d'infanzia, poi a Frank Costello, di cui fu, diciamo, il tesoriere. E infine a Vincent Gigante, quindi comunque quel tipo di famiglia era sempre stata legata a lui. Lui li finanziava. Poi certo, dagli anni 50 in poi, Megan Lansky si godette il suo esilio dorato a Miami, ma i soldi li teneva lui. E Mickey Cohen prendeva ordini, o meglio, suggerimenti solamente da lui. Questo deve essere chiaro. Mickey Cohen era una potenza, non solo a Los Angeles, ma in tutti gli Stati Uniti. Chiariamo la cosa, non era, diciamo, il primo schmuck che passava per la strada, assolutamente no. Proprio per questo motivo è perché in quegli anni a Los Angeles c'è una lotta di mafia per decidere quale famiglia riuscirà ad aggiudicarsi il controllo esclusivo sulla città e soprattutto su Hollywood. Mickey Cohen ha bisogno di una guardia del corpo e sceglie Johnny Stompanato, e qui che i due sono legati. Quindi si dice, si mormora, che sia Mickey a fargli conoscere diverse star di Hollywood e Johnny si guadagna la fama di essere un rubacuori, un playboy. Sembra che abbia avuto un flirt con Ava Gardner, sembra che ne abbia avuto uno con Marilyn Monroe, insomma, le conosceva le star. Ed è così che conosce Lana Turner. Inizialmente lei non sembra molto convinta da quest'uomo, questo smargiasso da film di serie B, come lo descriverà Cheryl negli anni, ma lui riesce a conquistarla perché sembrava essere l'uomo perfetto per una come Lana, ossia le fa dei regali, si dimostra molto attento anche alle esigenze di
dice il coso che per lei è importante, anticipa i suoi desideri, la segue ovunque, non sembra avere problemi, diciamo, a farle da portaborse. Ma poi questa attenzione diventa eccessiva. John è eccessivamente geloso, le controlla i copioni, vuole vedere se ci sono scene che lui potrebbe non approvare. Le controlla, diciamo, chi la va a visitare, in che rapporti è rimasta con gli ex mariti, specialmente con il padre di Cheryl, insomma diventa asfissiante e geloso. E soprattutto è anche un uomo fisicamente abusivo, molto manesco, tanto che durante tutto il periodo della loro frequentazione, Lana Turner spesso si presenta sul set con, diciamo, o con degli occhiali da sole oppure con il volto pieno di lividi. E qui puntualmente il suo truccatore deve ogni volta nasconderle questi lividi per recitare. Però lei non riesce a fare a meno, è un rapporto malato, un rapporto sbagliato, ma che per Lana Turner è diventato importantissimo, al punto che, secondo alcune voci, trascura Cheryl nella sua carriera per lui. Sono voci mai comprovate, perché in quegli anni e Lana Turner lavora molto, quindi non si sa. Comunque la situazione, diciamo, non è delle migliori, anche perché lui insiste, lei prova ogni tanto a fuggire, lui la rintraccia sempre e minaccia o di sfregiarla e quindi non farla più lavorare o di fare del male a sua madre o a Cheryl. Proprio per questo Lana rimane, perché ha paura che in effetti Johnny possa farlo. Johnny è un mafioso, ricordiamo. Johnny lavora per Mickey Cohen. Johnny ha ucciso delle persone, non solo in guerra, ma anche dopo. Ed è pericoloso. Lana è consapevole di essere in una situazione senza via d'uscita e non può nemmeno andare a denunciare alla polizia, perché in questo modo finirebbe su tutti i giornali. Tutta Hollywood saprebbe del suo legame, o meglio, già lo si sa, perché ogni tanto appaiono insieme. Però, allo stesso tempo, è meglio che la cosa resti intranosa. Se le andasse a denunciare, uscirebbe su tutti i giornali e la sua carriera sarebbe finita. Quindi, comunque vada, Lana è costretta a tenerselo. Approfitta però di una piccola pausa e va in Inghilterra per un film. Il film in questione si chiama Estasi d'amore, diciamolo perché l'ho voluto vedere. Non è che sia chissà questo grande film, non è un capolavoro, è un film carino che all'epoca, da quanto ho capito, piacque molto. Comunque, mentre si trova lì in Inghilterra, arriva Johnny, la minaccia, i due arrivano a litigare sul set, lui estrae una pistola e la situazione non degenera, semplicemente perché il coprotagonista di Lana Turner è uno scozzese molto incazzoso che si chiama Sean Connery, il quale si stanca delle pretese di questo guappo, come dirà lui, e assesta due pugni, lo mette al tappeto, lo disarma, e dice, diciamo, alla security di scortarlo fuori. Dopodiché va a chiedere a Scotland Yard un ordine di estradizione. Quindi Johnny deve lasciare l'Inghilterra. Quindi Lana continua, finisce il film e dice di volersi concedere una piccola vacanza in Messico. Prima della cerimonia degli Oscar, infatti, è stata sia nominata e soprattutto dovrà annunciare, diciamo, il miglior attore protagonista. Quindi prende l'aereo, deve prenderne due, e quando si trova a Copenaghen per lo scalo riceve una rosa. Quella rosa l'ha mandata Johnny, e la cosa preoccupante è che Lana non aveva detto a nessuno dove stava andando e che strada avrebbe preso, eppure lui lo sa. È questo che la fa entrare nel panico, perché se Johnny sa quello, chissà quante altre cose sa. È vero che lei ha scritto delle lettere, ma non gli ha mai scritto dove stava andando e quindi sì, si preoccupa. Comunque rimane, diciamo, impassibile, si gode i suoi giorni in Messico da sola e alla premiazione Johnny insiste per accompagnarla, ma lei rifiuta. Quello è il suo momento, vuole viverlo da sola, non è l'occasione, quindi lui inizialmente cede, ma si vede che, diciamo, è un cedimento che è temporaneo. Lei infatti si presenta alla cerimonia solamente con Cheryl, ed è vero, quell'anno non vince, ma comunque è un trionfo per lei. E Johnny rosica. Poco dopo avviene la disgrazia. Ed ecco cosa accade quel giorno, o meglio, quello che ci hanno raccontato. Ossia, quel giorno
I due litigano molto animatamente e Cheryl a un certo punto comincia a bussare alla porta per poter vedere cosa succede. Durante la vacanza in Messico, Lana le ha raccontato tutto, ossia sua figlia sapeva solo che John era uno dei compagni di sua madre, non sapeva tutti i dettagli, non sapeva di queste paranoie, non sapeva delle gelosie, non sapeva delle botte, non sapeva nulla. Avendo 14 anni, Lana ha giudicato che sua figlia fosse abbastanza matura per sapere tutto. Peccato che, diciamo, il tutto è piuttosto impegnativo per una ragazza di 14 anni. Comunque, Lana apre la porta, le dice che va tutto bene, non si deve preoccupare, va tutto bene, anche se Cheryl non le crede, chiude la porta e lei e John riprendono a litigare piuttosto animatamente. Poi sente chiaramente il rumore di alcuni schiaffi e Cheryl, che è rimasta fuori e, diciamo, sta ascoltando tutto, si preoccupa sul serio. Lana le ha infatti raccontato anche del motivo per cui lei non può lasciare Johnny, ossia le minacce. Quindi si preoccupa che questa volta possa davvero accadere una disgrazia. Quindi si precipita in cucina, prende un coltello, torna alla porta, bussa, chiede alla madre di scansarsi, infatti Lana che apre la porta di nuovo, e quando Johnny le si avvicina, probabilmente o per farle del male o per dirle guarda, qui non succede niente, vai in camera tua, lei prende il coltello e lo colpisce, così, distinto, quasi non ci pensi, è una reazione istintiva. Johnny rimane sorpreso, la guarda, si guarda il coltello e crolla. E quando lui tocca a terra è già morto. Quindi cosa fare, cosa non fare? Lana, tra un urlo e un pianto, chiama la polizia e Cheryl si chiude nella sua stanza. Ed è questo quello che racconteranno ai giornali, alla polizia e in tribunale, perché ovviamente il caso finisce in tribunale, cioè Cheryl, pur essendo minorenne, uccise una persona. Lei sostiene e sosterrà sempre di averlo fatto per difendere sua madre. Lei credeva che fosse in pericolo, forse Lana Turner lo era davvero e ha agito d'impulso. Ha fatto la prima cosa che le è venuta in mente, si è preso il coltello dalla cucina è tornata e ha pugnato Johnny. A sentire lei nemmeno si immaginava di fargli del male, voleva solo che lui stesse lontano dalla sua madre. E quindi questa, diciamo, è la linea della difesa, che diciamo deve agire subito, perché tra l'omicidio e il processo sono uscite delle lettere, le lettere che Lana ha scritto a Johnny. Probabilmente l'ha fatto uscire Mickey Cohen, che non ha molto apprezzato che la sua guardia del corpo venisse uccisa da una quattordicenne. E queste lettere non sono, diciamo, solamente compromettenti, sono imbarazzanti per Lana. Sono tutti i dettagli del loro rapporto, compresa questa pulsione masochistica di lei. Insomma, è un disastro. La reputazione di Lana, che già era un po' scricchiolante, ne esce completamente a pezzi, tutta Hollywood le volta alle spalle, viene finita una pessima madre, una anche pessima attrice. Gloria Swanson la definisce pubblicamente una squadrina e una sciacquetta. E la Chiesa Cattolica la condanna come meretrice. Gli stessi pastori protestanti la definiscono una donna scostumata che ha preferito amoreggiare con un gangster invece che occuparsi di sua figlia. Insomma, c'è un linciaggio mediatico pazzesco di cui probabilmente oggi non so se ci sarebbe uno simile, ma non credo, non per queste cose almeno. Lana Turner sale sul banco degli imputati e dà quella che secondo alcuni è la sua migliore interpretazione, esattamente come Marlon Brando. Oltre 30 anni dopo, anche lei ammette le sue colpe e difende la figlia. Ammette che è stata colpa sua per aver frequentato Johnny, ammette che è stata colpa sua non averlo mollato e che Cheryl ha agito solamente per difenderla. Lo Stato deve tenerne conto, Cheryl è ancora una bambina, appena 14 anni. E quindi se davvero lo Stato vuole punire qualcuno, punisca lei, è lei che ha la colpa, sostiene Lana Turner. Il verdetto, come tutti si aspettavano, è omicidio per legittima difesa, quindi assoluzione per Cheryl, che è ancora molto giovane. Deve seguire però un percorso, diciamo, riabilitativo, perché insomma c'è comunque un omicidio. Ma secondo la polizia alcune cose non tornano. Ossia, nella stanza non c'erano altre
segni di sangue, non ci sono segni di lotta, il coltello che la Natanna definì nuovo non appare nuovo, ci sono delle fibre che non corrispondono, diciamo, a quelle che si potevano trovare addosso a Cheryl, e tante cose anche nell'ordine de della stanza non tornano, ma ormai il caso è chiuso, diciamo, la colpevole era confessa da sorta e finisce tutto qui. Ma forse no. La famiglia di Johnny, la sua ex moglie e il figlio, diciamo incoraggiati da Mickey Cohen, fanno causa alla Natanna per una cifra bella alta, ma diciamo è più che altro simbolico, perché basta mettersi d'accordo con Mickey Cohen e la causa di risarcimento svanisce. La Natanna tornerà a recitare con un ruolo di sempre più melò, diciamo. Principalmente uno dei suoi migliori film è quello che sembra scritto apposta per lei, ossia The Mirror of Life, lo specchio della vita, che tratta infatti del rapporto tra una donna che sceglie di fare la narratrice, sua figlia che viene per questo trascurata, e il rapporto di amicizia con una donna nera che ha una figlia bianca. Insomma, poi anche il rapporto tra queste due figure genitoriali, rapporto di amicizia fra le ragazze, razzismo, classismo, insomma, quello è un film bello pesante che secondo alcuni, sebbene sia un remake, sembra stato scritto apposta per Lana Turner, in quel momento in cui ne ha bisogno, mettiamola così. È un film che per certi aspetti ripercorre quello che è un difficile rapporto con Cheryl. E diciamo, non è che sarà proprio il massimo. Non ce ne saranno altri così, ma comunque la Natanna continua a recitare. La Natanna e Sheryl Crane, se mi interessa, hanno scritto le loro autobiografie in cui ribadiscono parola per parola questo fatto. Negli anni si erano un po' allontanate quando Sheryl fece coming out, ma verso gli ultimi anni di vita di Lana sono molto riavvicinate e diciamo che, come posso dire, Lana ha imparato ad accettare l'omosessualità della figlia e Cheryl le sta vicino fino all'ultimo. Problema, problema. Secondo una versione, in realtà non è stata Cheryl a uccidere Johnny, pur avendo salvato la madre. Infatti, secondo questa versione, è stata Lana ad uccidere Johnny, esasperata, e poi ha chiesto alla figlia di prendersi la colpa, consapevole che lo Stato avrebbe avuto un occhio di riguardo per una ragazzina di 14 anni che sceglie di difendere la madre uccidendo, diciamo, l'uomo cattivo. È un'ipotesi molto suggestiva che secondo alcuni è stata una certezza, secondo alcuni infatti Lana ha ucciso Johnny, per questo si trovano le sue fibre addosso al coltello, e ha chiesto a Cheryl, diciamo, di coprirla, però entrambe hanno sempre negato, ovviamente. Di sicuro Mickey Cohen era convinto di questo, infatti la causa non la intentò contro Cheryl, la intentò contro la Natanna. Comunque che sia, la soluzione del caso è quella, si può speculare appunto su chi abbia effettivamente, diciamo, colpito Johnny Stompanato, se la Natanna o Cheryl. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che entrambe lo abbiano colpito, qualcuno ha ipotizzato che in realtà lo avessero colpito con un colpo di pistola, ma questo è impossibile perché l'autopsia non rilevò nulla, tranne appunto la ferita da coltello, ma resta il fatto che Johnny Stompanato è morto e in qualche modo diciamo la carriera di Lana Turner fu marchiata inevitabilmente, non solo la sua carriera, ma anche la sua immagine di diva. Perché da lì poi avrebbe avuto sempre questi ruoli da Dark Lady, femme fatale, donna con passati difficili, con diciamo, rapporti complicati con i figli, che comunque erano diciamo, una riflessione appunto dell'omicidio. Per questo caso mi sono servita di due testi, se volete saperlo. Allora, Diego Giuliani, Sabrina Eramacci, Hollywood Criminale, e ovviamente, non ve lo dico a fare, Kenneth Anger, Hollywood e Babilonia. Kenneth Anger, scrivendo negli anni 60, diciamo a distanza di pochi anni dal fatto, ha una visione molto più cinica e molto più, diciamo, macista della vicenda. Diciamo che lui ha le sue visioni, negli anni ce ne sono state di nuove, ma questa resta un'ottima fonte di prima mano, perché comunque lui è sempre vissuto a Los Angeles, si è
Sempre un po', diciamo, tenendosi al largo, ma bazzicando tutti quelli che doveva bazzicare, quindi un'ottima fonte. Compare, diciamo, in parte la vicenda in Mulholland Drive, dove si vedono per un secondo Johnny e Lana, nient'altro. Non mi sembra che ci sia stato, diciamo, un film, una serie TV su di loro, anche se meriterebbero. Diversi speciali, ovviamente, diversi video su di YouTuber americani, pezzi di canzoni. Mi sembra forse anche un romanzo, non ne sono sicura. Direi che, beh, questo è tutto e alla prossima. Goodbye.